questa vittoria che avete portato a casa qua. Partita equilibrata, partita giocata ad alta intensità, c'è stato un primo tempo giocato veramente a ritmi vertiginosi con delle ripartenze continue da ambedue le squadre. Parma non mi aspettavo che avesse questa forza, questa tenuta atletica, perché l'avevo visto nelle partite precedenti che aveva dato molto di meno di quello che ha dato oggi. E noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato diciamo come dovevamo, sapevamo che dovevamo essere bravi nel verticalizzare velocemente, abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo creato diverse situazioni che sicuramente anche in tante altre occasioni potevamo fare meglio di quello che abbiamo fatto, però c'è da fare i complimenti sicuramente alla mia squadra e ai miei ragazzi che volevano la vittoria, hanno stretto i denti alla fine e un po' di fortuna c'è stato sul rigore e quindi bene così. Buonasera, questa è la nostra prestazione, la nostra vittoria, anche da Provin, che oltre a parlare del rigore ha fatto anche ottimi altri interventi, come sbaglio? Eh sì, è un giocatore nostro e quindi facciamo i complimenti a lui come a tutti quanti gli altri. Bisogna sottolineare che ha fatto la parata nel primo tempo, è stato molto bravo nella chiusura sul primo palo e poi sul rigore è stato molto molto concentrato. E me lo sentivo che lo parava e è riuscito a parare, quindi complimenti a lui. Però abbiamo retto bene, abbiamo controllato bene, abbiamo sofferto un attimino sulla nostra sulla destra. Lui di Gaudio effettivamente sembrava immarcabile, però diciamo con i vari raddoppi, i vari lavori che avevamo preparato, insomma abbiamo limitato sicuramente le loro azioni. Diciamo che Empoli ha vinto tatticamente o tecnicamente? L'Empoli è una squadra di grandissime individualità, sono tutti ragazzi giovani che hanno tecnica, tattica e anche sotto l'aspetto fisico siamo messi bene, quindi è chiaro che se riusciamo a essere concentrati e a mettere volontà possiamo sicuramente far bene con tutti. Mister, buonasera, ha detto un po' di fortuna sul rigore, però è un Empoli che a me è piaciuto molto personalmente, che ha avuto forse soltanto la pecca di non chiudere la partita quando poteva nel primo tempo. La ringrazio, chiaramente queste cose preferisco che dicono gli altri che magari lo dico io, però chiaro che sono contento della prestazione fatta. Sul fatto di poterla chiudere prima è possibile? Sì, l'ho detto già prima nell'analisi generale che avevamo lavorato su quelle ripartenze e siamo arrivati tante volte 3 contro 3 centralmente e lì dovevamo sicuramente far meglio, però comunque l'importante è che poi alla fine abbiamo ottenuto il risultato pieno. Però è chiaro che bisogna capire che quando ti capita un'occasione devi far gol. Spieghi a noi parmigiani cosa vuol dire allenare un giocatore come Caputo, che il Parma ha inseguito per tutta l'estate e poi non ha avuto un giocatore che si è praticamente inventato il gol, il primo gol con il movimento prima e con il tiro preciso poi. Ma guarda, io lo dico sempre, per vincere ci vogliono giocatori bravi. L'allenatore deve essere bravo, ci deve mettere del suo. Però poi soprattutto per il reparto offensivo ci vogliono delle qualità individuali che vanno a spostare gli equilibri di una partita e questo Caputo è un giocatore che chiaramente sicuramente ha appetito dal Parma ma anche da altre squadre e lì c'è stata la bravura della società, anche devo dire la verità, ci abbiamo messo tutti un po' di impegno per cercare di portarlo e siamo contenti insomma che sta con noi.